In attesa che nelle prossime settimane partano i tornei giovanili di fase primaverile, nello specifico Under 14 Playoff, Under 14 Primaverile, Allieve e Top Junior, prosegue il campionato Open femminile che è giunto alla dodicesima e terzultima giornata della prima fase. Nulla da segnalare in testa, sempre che un set perso da una squadra che sino ad ora aveva sempre vinto 3-0 possa fare notizia. Perde infatti un set in trasferta la capolista Dark Ladies Piedi Mulera, che vince 3-1 contro la terza in classifica del torneo Vogogna Volley. Poco male per Gambini e compagne, il primo set perso in stagione non va certamente visto come qualcosa di negativo ed anzi porta comunque 3 punti nelle casse delle ossolane, che restano in vetta al campionato con 30 punti e con sempre 3 lunghezze di vantaggio sul CSI Baveno. Elisa Guaglia e compagne infatti hanno vinto facilmente 3-0 contro Koala Fontaneto, continuando una sfida a distanza che ormai si ripete da almeno 3 stagioni di volley targato CSI. Auxilium Villa ha battuto 3-0 Genius Bar Cannobio ed insidia la terza piazza del Vogogna. Venerdì alle 21 in Ossola la gara tra Piedi Mulera e Baveno potrebbe chiudere definitivamente le sorti di un torneo che vivrà comunque anche in questo caso una fase primaverile. Il torneo Open Misto attende di veder chiuso il programma della 10ª giornata. Ad oggi il Volley Ma Non Posso allunga in testa, vincendo nettamente per 3-0 su Villa Volley. Vince anche il Volley 02 in trasferta per 3-1 sui ragazzi e le ragazze dello Jung e Tifal. In attesa della partita tra i verbanesi del TD Volley, del team manager Andrea Garegnani, e la seconda in classifica Sporting Cock, che un calendario poco scaramantico ha programmato per venerdì 17 febbraio e che potrebbe regalare ai cusiani qualche insidia, la graduatoria vede al comando Volley Ma Non Posso con 23 punti, mentre Volley 02 aggancia al secondo posto con 17 proprio Sporting Cock, che però, come detto, deve ancora giocare la sua partita. Infine il mini volley sabato a Cannobio si è tenuta l'ennesima tappa del circuito provinciale per i più piccini, alla quale hanno partecipato 100 piccoli pallavolisti in erba. Prossima uscita del circuito domenica 19 febbraio al Palaraccani di Domodossola.